l'alta via dei Parchi, il sentiero che attraversa tutto l'Appennino della regione Emilia-Romagna, iniziando in pratica dalle Marche, termina o inizia a Berceto davanti al portale del Duomo. Ieri, per diversi camminatori, sostenuti dall'amministrazione provinciale, dalla regione, è risultato l'arrivo. Dopo una settimana di percorso a piedi, molto veloce, dalle Marche sino al portale del Duomo di Berceto. Hanno giudicato questa alta via dei Parchi, questo sentiero bellissimo, con dei paesaggi mozzafiato, per cui verrà promosso, grazie anche al Parco di Centolaghi e al Parco Nazionale, verrà promosso in tutta Italia. Abbiamo accolto i camminatori con il sindaco di Monchio, che rappresentava anche l'amministrazione provinciale, il sindaco di Corniglio, il vicepresidente del Parco dei Centolaghi Cattani e, con uno spettacolo molto bello, dei danzatori dell'Indonesia di Giacarta, e quindi è stata un'accoglienza molto calorosa. Era presente anche l'onorevole Romanini, che poi si è fermato anche per il concerto in onore di Walter Gaibassi, tenuto in Duomo alla presenza di un grandissimo pubblico. Quindi ieri è stata una giornata molto bella, è sembrata un 15 agosto con tante manifestazioni che mi piace riassumere. La presentazione di un libro di Venturini con Balestrassi Marco alla Fiera dei Cavalli alle 10 del mattino, il moto raduno al Passo della Cisa per ricordare Marco Simoncelli, con centinaia e centinaia e centinaia di motociclette e anche molte moto centaure, nel senso che c'erano molte donne che guidavano le motociclette. Poi c'è stato un bellissimo incontro con tutti i proprietari dell'MG, delle auto storiche che sono arrivati a Berceto, davanti al monumento agli indiani, visto che hanno scelto come tappa proprio Berceto perché siamo gemellati con gli indiani Sioux. Abbiamo salutato anche un folto gruppo di ciclisti che ha percorso tutta la strada di Calestano. Il pomeriggio, come ho detto, sono arrivati i camminatori, c'era queste danze folcloristiche in costumi tradizionali degli indonesiani, il concerto a Walter Gaibassi. Tutti sono unanimi nel ritenere che ieri, 4 settembre, è sembrato un nuovo 15 agosto.